Dovrei trovarci presto. Sono venuto anch'io a trovarti. Spero che la cosa non ti dispiaccia. A chi hai rubato questa macchina? Se ti dicessi che è mia? Non ti crederei. Ma potrei anche offendermi, sai? Non hai l'aria di uno che si offende facilmente tu. Che aria avrei? Sentiamo. Di uno che piuttosto offende gli altri. Lo prendo come un complimento. Non mi hai detto che ci fai qui fuori ancora. Più o meno quello che ci fai tu. Ho portato dei vestiti per una cliente. E io una cliente per dei vestiti. E questa è la sua macchina. Già, e davanti a te è la sua pista. Non so perché, ma lo immaginavo. Da quanto? 10 minuti. Anzi, dovremmo festeggiare il mio nuovo lavoro. Posso offrirti qualcosa al bar? Tu festeggi sempre con la prima che ti capita. Ma tu non sei la prima che capita. Se non entro mi prenderò un bel rimprovero. Non è il rimprovero che ti spaventa. E che non puoi vivere senza l'approvazione degli altri. Tu puoi? So quello che valgo. E quello che pensano gli altri non mi interessa. Peccato, perché volevo dirti che sei molto bene vestito così. Chissà quando vado in ufficio ogni giorno per lavoro. Ma ora non sto lavorando. E poi lo dico soltanto alle donne. Quindi per me hai fatto un'eccezione. Mettiamola così. E allora non hai occhi solo per il tuo fidanzato. Devo rientrare. Aspetta, non ti ho ancora fatto vedere la mia nuova macchina. Che ne dici se a chiusura ti accompagno a casa? Io dico che quella non è la tua nuova macchina. È a casa quando tornerà mi accompagna Federico. Chissà perché, ma ho l'impressione che sia un po' meno saggio e giudizioso di quello che vuoi far credere.